Amici, come state? Spero tutto bene. Benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi porterò un po' con me nella mia serata. Prima di tutto sto congelando, quindi ci mettiamo un pigiama. Però non questo qui che sto mettendo negli ultimi giorni, magari lo metterò più tardi perché adesso c'ho poco freddo e questo è leggero. Leggero. Dicevo, e quello lì è proprio sullo setto, quindi è troppo leggero. Intanto mi metto questo qui di Winnie the Pooh. Ok, ho messo via la borsa e adesso metto via le cose che c'erano dentro. Tra l'altro oggi sono super excited perché mangerò la polenta con le chele di granchio. Sono troppo buoni. Comunque adesso facciamo un change e metto il pigiama. Nel mentre guardo il video di Gianmarco. Ok, ecco qui, ho messo il pigiama e sono anche pettinati i capelli. Adesso li ho raccolti semplicemente con una pinza di Barbie, ovviamente presa da Primark. Se sentite voci in sottofondo sono mio fratello e mia mamma che stanno letteralmente urlando per parlare. Dettagli, comunque adesso vado anche a struccarmi il mascara. Che raga, c'è quello di Suede, è stupendo. Nel mentre vi giuro, adesso guardando il video di Gianmarco sapevo già la storia un po'. Ma quello nuovo intendo. E adesso ci vediamo un mascara struccato. Ah, e comunque mi sono sempre dimenticata di dirvi che ho messo anche da mangiare la mia tartaruga. Ok raga, mi sono anche struccata. Oggi, siccome ero in ritardo, ho messo giusto solo il mascara e mi sono dimenticata di prendermi, ma sono andata anche a cenare e poi ho guardato un po' di TV, ho guardato su Discovery Plus il salone Aya delle Meraviglie di Federico Fashion Style, che adoro letteralmente, raga, lo amo. Adesso però intendevo una giornata più brutta della giornata, ma un momento più brutto della giornata. Uno dei più brutti, ovvero fare lo zaino. O anche tipo svegliarsi al mattino sapendo che devo andare a scuola. Mamma mia. Prima di cadere addosso lo zaino, dicevo. Che quindi appunto adesso lo prepariamo. Oh, tra l'altro io non vado a scuola da una settimana. Più di una settimana, anzi. Perché ho parlato così video da più di una settimana e avremmo dovuto consegnare le pagelline ancora martedì. Ma io martedì sono venuta via prima appunto perché mi faceva male un dito e che poi ho scoperto, spoiler, che era rotto. Arriverà, raga, lo so, mi giuro, mi state tartassando. Comunque appunto dopo sono venuta via alle 10:30 e era proprio giusto dopo motoria dove mi sono appunto rotto un dito. E in pratica lì, cioè dopo le ultime 2 ore avrei dovuto consegnare la pagellina, ma io ero già andata a casa. Allora potevo consegnarla anche mercoledì, ma mercoledì io non sono andata a scuola perché stavo abbastanza male con il dito e non so, molto bene insomma. E quindi non sono andata a scuola, quindi ho ancora la mia pagellina, bello. Che però, spoiler, ho messo appunto in questa cartellina perché non si stropicci. Comunque devo preparare brutto, raga, madonna, ma c'è anche interrogazione di musica e probabilmente mi interrogerà perché scorsa volta interrogato, ma io non so, mancano un po' di persone credo in realtà, sì. Allora domani mattina abbiamo matematica le prime 2 ore, quindi ho già il quadernone qua e lo mettiamo dentro. Poi devo anche ricordarmi di scrivermi una roba sul diario. Letteratura. Allora, abbiamo quadernone con anche la recensione dentro, che tra l'altro abbiamo fatto nell'ultimo story vlog, e anche il libro magari. Aiuto, sta cascando tutto, oddio. Che è questo qui. Tra l'altro in tantissimi ogni volta mi scrivete abbiamo lo stesso libro di inglese, di matematica, di letteratura. Fatemi fare un po' di piacere poi. Grammatica, questo non augura nessun livello, 700 pagine di libro. Chi l'ha inventato? Per favore, se ne può pure andare. Comunque, ho cambiato quello e mi serve magari il quadernone. Che non trovo. Bello! Scherzo, ragazzi, era letteralmente davanti ai miei occhi. Bello. Comunque, domani ho anche musica, appunto, e facciamo anche flauto.
Il problema è che io non posso suonarlo. Quindi, secondo me, porto il flauto magari per fare tipo il movimento giusto. Ma a parte che questo... Eh no, perché non posso neanche... Ma non lo porto nemmeno, guarda. Però non porto nemmeno il libro di flauto, insomma, perché non avrebbe senso. Quindi almeno non abbiamo delle cose da portare. Però porto il quaderno dove ho gli appunti che adesso mi metto a studiare. Bello! Che in realtà per giovedì devo anche studiare un PowerPoint che non ho ancora studiato. Bello! Quindi ho solo domani di tempo. Però dai, ho fatto i compiti per tutta la settimana. Ci sta, ci sta. Poi domenica credo anche che andrò ad una gara di ginnastica artistica della Nene, che la fa a San Bughe. Quindi ci voglio andare, appunto. Adesso no, il diario lo devo lasciare fuori perché devo fare appunto la giustificazione. Mentre li tolgo da qua e metto di qua, perché metto via anche la l'astuccion, che se qualcuno se lo sta chiedendo, io ho gli spack rosa chiaro, insomma, che ormai è diventato mezzo marrone, mezzo grigio, mezzo blu, mezzo viola, perché è tutto sporco. Ah, e mi porto anche questi da portare al mio compagno, che sono le carte Conad di Harry Potter. E adesso vi faccio anche, anzi mi metto di patch occhi, perché ragazzi, vi giuro, ho contorno occhi devastato. E poi facciamo un haul di oggi. Tra l'altro, ragazzi, domani voglio metterti i pantaloni extra fighi. E niente, sono super happy. Non ho nemmeno messo musica, mi stavo dimenticando letteralmente gli appunti a casa, bello. Metto. Nel mentre, ragazzi, andiamo a sciogliere dei paciocchi. Allora, volevo utilizzare quelli nuovi che ho comprato, però non lo so, cioè... Sono insomma del supermercato, invece vorrei proprio qualcosa di bello e tortante, ragazzi, perché... Ho veramente una situazione assurda. Vorrei anche fare la maschera, raga, ma... Giuro, non riesco con il dito a mettere tante robe, quindi... Cioè, già tanto si riesco a fare una skincare semplice. Don't need to step below for us when I got my number one. Comunque, se ve lo state chiedendo, questo è letteralmente il mio cassetto skincare. Cioè, skincare, oddio, maschere. Qua ci sono solo maschere. Raga, vi assicuro che è enorme. Cioè, per farvi capire, qui ci sono una cosa come due specchi, 8 spazzole, raga, vi giuro, adesso lo conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 spazzole. Più tre pettini. Mollette varie di tutto. E raga, vi assicuro, c'è che è enorme. Sono tipo tre mani mie. Più evidenti, immaginatevi, in profondità. E anche quello che un pezzo qui copre, insomma, il mobiletto. È enorme. E c'ho un botto di maschere. Comunque, appena toglierò appunto la fascia, farò una mega skincare pamper routine, insomma, in cui proverò una maschera di Sephora, raga, che devo proprio rifarmi la faccia. Comunque, come paciocchi abbiamo questi qui, eye patches di Coco Cuddle. Poi abbiamo questi qui, hydrogel, cioè gli hydrogel di Essence. Poi ci abbiamo questi qui di Garnier, solo che voglio farli in combo con la maschera e i criogelli. Sono molto buoni, però volevo farne uno di Garnier. Se non sono Sephora, ma voglio anche fare la serata, insomma, di spuntare Sephora. Poi abbiamo questi primer che, raga, non mi sono piaciuti per niente. Ma per niente, quindi mi sa che o con quelli di Essence, raga, o con quelli di Temu, che mi piacciono molto, però... No, dai, mi sa che oggi vado con quelli nuovi. Comunque, intanto tiriamo giù la tapparella. No, dall'altra parte. Wow! Adesso, mentre metto i patch che ho comprato, poi l'ho comprato solo da DM. Proprio tre cosine, raga, ma voglio farvi un mini haul. Quindi iniziamo l'haul con i patch appunto di Balea, tra l'altro, che è appunto una marca famosissima di DM. E nel mentre, poi, cioè, quando ve li faccio vedere, poi applico i patch e poi continuo con l'haul, che mancano proprio due cosine, ma volevo giusto farveli vedere. Allora,
Magari mettiamo dritto qualcosa. Ok, perfetto. Sono appunto di balea, come vi ho detto. E raga, mi sono accorta che ce ne sono davvero tanti. Ma bicolor, tricolor, monocolor, glitterati, perlati. Raga, bellissimi. Ma questi secondo me erano i più belli. Cioè che voi li vedete semplicemente bianco perlato forse, ma raga hanno i riflessi verdi e rosa. Sono tutti glitterati, sono stupendi. Cioè poi qua non capisco bene che cosa ci sia scritto. Credo hydrogel patch, insomma, con vitamina C, acido ialuronico e qualcos'altro. Acido ialuronico, frutto del drago e vitamina C, due pezzi ovviamente. Quanto sono da tenere? 15-20 minuti. Va bene, intanto li mettiamo. Sono veramente stupendi, raga. Cioè, secondo me non sono, insomma, i più funzionali. Poi ho detto, ma sì, prendiamoli giusto per farci un video. Li proviamo. E sono sicura che non saranno appunto i migliori della vita, raga. Ma lo so, Balea non è una marca come Garnier. Il Garnier non è una marca come Patchology, ok? Però era comunque... erano carini, ho detto ma sì, prendiamoli. Intanto sto cercando di staccare questa etichetta, che se no non si apre la bustina. Vediamo, ce la facciamo? Ce la facciamo, va bene. Sono appunto in hydrogen, come avete sentito. Dove è scomparso l'altro? Scomparso. Ce la facciamo tirarli fuori? Secondo me no. Aspetta, uno è qua. L'altro è caduto, raga. Ah, perché sono messi così, perfetto. Bello, lo appoggeremo, appoggeremo la plastichina, insomma, sul mio diario di scuola. Quindi probabilmente io domani andrò a scuola con il diario un po' sporco di siero dei paciocchi. Bello. Sono in hydrogel, quindi saranno super scivolosi, infatti rimarrò tipo distesa. Tengo la bustina perché tenete sempre tipo le bustine dei patch, delle maschere, ovviamente per un tempo limite, cioè tipo... un'oretta, giusto perché quando togliete i patch o la maschera, maschera labbra, qualsiasi cosa, cioè ragazzi sono stupendi, io non so veramente come farveli vedere, ma sono stupendi, hanno anche riflessi gialli, arancioni, bellissimi veramente, costavano 1,49€ mi sembra questi qua, cioè erano altri che costavano 1,59€, 1,79€ forse, boh. Comunque dicevo che nelle bustine c'è ancora un po' di siero e quindi tenetelo che magari dopo andate a massaggiare. Quindi lo metto intanto qua. Bello. Comunque, intanto vi spiego le altre cose che ho comprato. Poi ve le faccio anche vedere, ovviamente. Ho comprato un balsamo e uno shampoo di Garnier. Scusate se mi copro la faccia con lo specchio, ma devo cercare di applicarli. Bello. Comunque sono tipo super... grossi, cioè raga, l'idrogel è veramente grossissimo, ma iiii, rosso, vabbè, strano, comunque, tanto proviamo a tenerli appunto un quarto d'ora circa, poi vedo, non mi sembrano super, come dire, inzuppati, anche perché sono in idrogel. Tessuto io consiglio sempre di tenerli un po' di più magari, che potrebbero agire un po' di più a hydrogel, anche se li togliete dopo 10 minuti probabilmente avranno finito il loro effetto, che secondo me hydrogel fa anche un po' di meno, eh. Il tessuto è molto molto meglio, ovvio perché secondo me, cioè solitamente almeno, perché si aggrappano meglio insomma prodotti ai patch. Allora, anche se in realtà io come consistenza, cioè così, preferisco hydrogel, cioè raga sono stupendi. Comunque, dicevo, ho preso appunto uno shampoo e un balsamo di Garnier Fructis, perché, mamma mia che strano, stavo finendo i miei. Io raga amo Garnier, veramente secondo me è uno dei brand low cost, capelli, skincare, makeup, no makeup non lo so, capelli, skincare, tutto bellissimo, cioè veramente veramente bello. E ho preso la linea ripara e rinforza. Io ho la vitamina, ho la linea insomma vitamina e forza, che è molto molto buona raga. E siccome li avevo visti da Melissa, non sponsorizzati ovviamente né da lei né da me adesso, ma appunto che diceva che erano molto buoni, che si stava trovando bene, l'ho preso. Poi solitamente io tipo
La prima, sì, dai, la seconda volta che lo utilizzo dico wow, stupendi. Poi alla fine non vedo nemmeno tanto l'effetto, perché sono così abituata, cioè così abituata, poi lo provo, ma da una, due volte. Però io non vedo poi tipo, cioè, vedo che sono belli, ma come le ultime due volte, tipo. Non ho neanche guardato qua sotto, comunque per capelli danneggiati io non li ho particolarmente danneggiati. Ma vabbè, ho voluto provarla, raga. Sembra veramente stupendo, anche il pack mi stuzzica molto. Vediamo l'odore che, raga, nell'ultima linea, raga, che ho provato, che è appunto vitamina e forza, c'è un buonissimo odore d'arancio rosso. Mi sa che mi stanno cascando i peccio. Sì. Difetto, raga, proprio dell'idrogel è questo. È venuto su una vampata di profumo. È il classico profumo, secondo me, degli shampoo di Garnier. Cioè, però qualcosa di diverso. No, forse è uguale. Posso dirvi? Buono. E stavo per dire assaggiamo, ma no, annusiamo lo shampoo. Eh sì, lo shampoo, il balsamo, madonna, non ce la faccio oggi. Buonissimo, è un po'... Ha sempre questa nota, insomma, classica di Garnier. Ma è un po' più diverso, non lo so, qualcosa di strano. Non lo so, ragazzi, cosa sia, ma stupendo. Comunque ve lo descrivo un pochettino meglio. È un balsamo, questo ha riparazione profonda, integra cheratina e ripara il 99% dei danni. 5% complesso con cheratina riparatrice, c'è l'olio di marula, non so che cosa sia, come si dica, non lo so. Mentre questo è la stessa cosa, solo che ha un 3% complesso con creatina riparatrice. Ci piace, il mio shopping è finito qui. In sconto costavano entrambi 2,19€, li ho presi anche per quello. Ok, ragazzi, stanno cascando tutti i patch, quindi li tiro su e mi distendo, leggo un po' un libro, faccio qualcosa. Di certo non so qua su a parlare. Belli, mi sembra caschino anche un po' di meno degli altri. Ok, ma mi sono rassegnata anche i patch. Cadranno. Comunque, li lascerò appunto 20 minuti, mancano 10 minuti circa, cioè non so bene quando li ho messi, sinceramente non guardo. Bello. Però vabbè, ma sì, diciamo che mancano 10 minuti. Mia mamma ha firmato la giustificazione, adesso lo metto nello zaino. Perché è tipo bella questa canzone, cosa devo dire? Vabbè, comunque adesso devo anche un po' mettere carico del telefono? No, dai, 68%, perché l'ho tenuto prima in carica mentre mangiavo, quindi adesso è un po' carico. Comunque, alla fine li passo domani in musica. Sì. Ascolta, non ce ne frega proprio niente. Comunque, adesso ho cambiato anche il calendario, raga, sono super happy. A parte che c'è un cagnino in otto, credo. Cioè, io ho preso quello di cane, perché vabbè, è la mia vita. I cani sono la mia vita, come cucce di elettrica, rughe, E niente, adesso vado anche a portargli la questi. Comunque, sono super happy, appunto, perché ho scritto tutto ben ordinato, compleanno, le vacanze, io che sto a casa perché ho il concorso. Ok, ragazzi, ormai mi piacciono che sono proprio scesi, ma giù, più giù che così non si può. Dettagli, ora li ritiriamo su. E comunque sono andata, mamma mia, di là a portare appunto shampoo e balsamo. Tra l'altro, raga, devo assolutamente fare decluttering, skincare e capelli, raga. Sta esplodendo il mio armadietto. Dettagli. Comunque, non mi ricordo cosa vuol dire. Bello. Qui che sto tenendo il telefono così. Ma dovrei tenerlo così. Adesso sto un po' con distesa così. Faccio che non mi cascano magari. E niente, guardo un po', credo, la TV. Aspettate che qua c'ho la bustina dei pacciocchi, che questo mi sta abbandonando qui sul cuscino, bello. Sì, pure io un genio che mi spiaffico la faccia sul cuscino. Rimettiamoceli su, raga, magari, perché dà troppo fastidio. Intanto accendo la TV. Allora. Cioè, dobbiamo proprio riapplicarli, praticamente. Intanto mi tiro su un po' la... Sì, stavo dicendo, mi tiro sulla faccia. I capelli mi tiro su,
Non hanno nemmeno più nulla, cioè non hanno... Madonna, raga, guardate, cioè vengono via perché non sono umidi. E questa è una brutta cosina, a parte che già idrogel, raga. Cioè, se volete proprio farvi del male, li tenete su tipo 20 minuti. Io, ma sì, teniamoli 20, così fanno un po' più di effetto. Cioè, bellissima la consistenza, però raga, vi giuro che questo materiale è troppo grosso. Cioè, io non so se ci capiamo. È enorme, io vi faccio dopo vedere la differenza. Forse si vede un po' di riflessi. Pochissimo. Con i miei patch, uno dei miei patch preferiti, che sono praticamente di Temu, raga. Costano 4,90€ patch. No, 30, 40, 60, non lo so. E sono anche riutilizzabili. In realtà pure questi sarebbero secondo me riutilizzabili essendo in hydrogel. Ma raga, io non me la sento sinceramente, anche perché dove li inzuppo? Non li inzuppo, ragazzi, semplicemente. E quelli là sono molto più fini, infatti scivolano meno. Cioè tengono più il prodotto, insomma. Questi proprio ciao. Comunque sa che tra 2 minuti proprio li tolgo perché non ce la faccio più. Adesso non so. Su 31 c'è cortesia per gli ospiti, quello nuovo, raga, però quello bello era veramente anni fa, raga. Era stupendo. Cioè. Adesso Matteo, Roberto, come si chiamava? Sabo c'è sempre. L'altro mi ricordo, Matteo forse. No, Roberto non era l'altro. Boh, adesso c'è Matteo Giorgi. Si chiama così? Oh mio Dio, non lo so. Guardi, sì, vabbè. Provo a guardare. Ok, raga. Non si vede nulla. Bello. Mi ero dimenticata di peciocchi. Bello. Però vuol dire lei che sono confortevole almeno. Comunque sto guardando il collegio, raga, mi ero letteralmente persa, cioè devo tipo togliere i patch alle 21:18, così sono le 21:23. 5 minuti. Vabbè dai. Adesso vado in bagno a togliere. Don't need this stuff to love. First one, come in mezzo. Se vi state chiedendo se sono così anche nella vita normale, sì. Io sì, vado letteralmente dalla camera in bagno così cantando, ballando, girando. Wow. Troppo bella, raga. Wow. Comunque, adesso faccio vedere i riflessi che hanno questi giochi. Spero anche voi, ma tanto vi faccio vedere anche mia mamma, perché sono stupendi. Cioè. Ma voi veramente li vedete bianchi, basta. Voi non riuscite a vederli, comunque... credo proverò intanto a conservarli dentro ai miei giochi preferiti che hanno un buonissimo liquido e credo appunto che li metterò là intanto perché non mi va di buttarli visto che sono riutilizzabili comunque essendo in hydrogel, però non saprei. Bello, bello, dicevo, non saprei dove ficcarmeli perché appunto la scatolina non aveva nessuna chiusura. Quindi anche se non sono della stessa identica forma perfetta, li ficchiamo qua per gli spezzocchi. Comunque spero che letteratura domani non interroghi perché io non mi ricordo, cioè non ho studiato, letteralmente chiederò di non farmi interrogare perché raga, io non ho proprio... Ma sai, ma non mi ricordavo, cioè non so in realtà si interroghi. Ci ha detto che l'altra volta mi ha interrogato 2 persone quando io non c'ero su un argomento nuovo. Ma raga è nuovo, cioè... Amici belli, no, ma forse. Ah no, non era letteratura, era storia, scherzo. Ma per carità, no. Comunque adesso mi lavo il viso. Letteralmente. Comunque ho provato un po' a versare il siero che c'era dentro. Posso dirvi? È molto leggero. Cioè leggero, carino, ma niente idratante, nutriente, no. Cioè carino, ma. Ma niente, adesso lo lascio. Cioè massaggio un poco, poi sciacquo tutto perché in realtà tanti dicono, cioè le maschere in realtà tu puoi tenere anche il liquido, ma a me sinceramente dà fastidio tutto, quindi no, sciacquo tutto. Ora claro, mentre de persona buona, Continua la
Comunque no. Tra l'altro, il mio tablet si è scaricato. Il telefono non lo posso usare perché sto facendo video. Quindi, letteralmente, guarderò il computer. Nel mentre guardo un vlog sfogo, un podcast sfogo, insomma, di Sabri, che in realtà ho già visto mille volte, ma riguardo. Nel mentre faccio skin care. Ok, raga, ho appena finito la skin care. Super, super bello. Adesso spegniamo qua la lucetta. Ci vediamo da di qua, raga. Cioè, guardate, anche senza flash, quanto non usa la pelle, cioè... Sembra tutta arancione perché ho la luce calda di là. Ma raga, c'è letteralmente questa che è fredda. Non so se ci capiamo. Stupenda. Poi sul labbro ho messo il Juicy Lip Oil di Astra, che mi piace tantissimo, raga. La versione vediamo se c'è scritta 03, che è appunto quella azzurrina. Che raga, mi giuro, appena mi finisce io lo ricompro. Lo ricompro perché mi serve. Cioè, voi direte, è praticamente pieno. Raga, questo. Poi voi lo vedete di un azzurro ancora più bello. Però è veramente carino. Cioè, è veramente un bel azzurro. Poi io pensavo, raga, cioè, fosse incastrato. Vi giuro, da quanto è ciccione l'applicatore, passatemi il termine, raga, non passava. Ho detto, oh mio Dio, cioè, l'ho appena comprato ed è già rotto. Invece, raga, è bello cicciotto, quindi tirate pure. È minuscolo il buchetto, ma sì, non so come faccio letteralmente questo coso a passarci qua dentro, ma dettagli. E niente, super glossatino. Cioè, secondo me si può definire più gloss che lip oil. Io in realtà lo metto anche come lip oil, visto che lo metto magari prima di andare a dormire. Però veramente figo. Guardate. Glossy, lo percepite glossy, ragazzi? Io non lo so se lo percepite, ma è stupendo. Ci sono in realtà anche altre colorazioni. Questo l'ho pagato una roba come 6,90€. Un po' tantino per Astra, però vabbè, dai. Come non detto, mi sono fatta tutto il lip oil mangiando un biscottino, perché ci vuole, ragazzi, il biscottino. Che è diventato tutto un attimo buio. Comunque io, aia. Adesso vi saluto perché vado a nanna, ragazzi, sono stanca. E ovviamente metto la sveglia. Ciao, al prossimo vlog!